Negli ultimi 4 mesi ho investito ogni minuto del mio tempo nella preparazione della lunga traversata del deserto del Gobi in inverno in Mongolia. E è come quando prepari un esame importante, studi cercando di non tralasciare nessun dettaglio, fai gli approfondimenti, apri libri e poi ripassi, ripeti e poi ricominci ancora. E arriva un punto in cui ti senti talmente preparato che la voglia di partire, la voglia di darlo, questo esame è così grande che non ne puoi quasi più, no? di organizzare, di studiare. Questo è quello che stava accadendo durante la mia preparazione. Alla vigilia della partenza per la Mongolia mi trovavo con un amico lungo mare, stavamo pedalando tranquillamente per l'ultima sgambata prima della mia partenza, quando ad un certo punto è stato tutto una questione di pochissimi secondi. Mi sono voltato, ho sentito lampeggiare e suonare il mio radar, e il radar mi diceva che stava arrivando una vettura. A quel punto è stato un secondo, ci siamo sfilati e io sono stato investito e non so come siamo riusciti a uscirne senza conseguenze più grandi. Quello che ricordo di quel momento è semplicemente il rumore del carbonio sull'asfalto, il grande colpo che ho dato con la testa, il casco si è aperto completamente, mi sono ritrovato in un istante con le mani tra i capelli e a chiedermi che cosa stesse accadendo. Ci sono stati momenti di confusione, momenti in cui veramente ho pensato che qualcosa fosse andato più storto del previsto. E il rumore della sirena dell'ambulanza che mi ha portato in ospedale, poi le luci della TAC e tutte quante le indagini, le radiografie, il verdetto, questa prognosi di oltre 20 giorni che mi dicevano che non potevo pedalare, non potevo partire per la Mongolia. È stato tutto quanto una questione di attimi, ma già dal giorno dopo ho iniziato a pensare a questa avventura su cui avevo veramente investito tutte le mie esperienze, tutte le mie energie, tutto quello che ho accumulato in questi anni di avventure estreme. Ho iniziato a lavorare duramente, ho una costola incrinata e forti contusioni che stanno complicando un po' l'idea di partire per la Mongolia, ma lavorando ogni giorno ore ed ore sono convinto di poter ancora cullare questo sogno e di riuscire a terminare in tempo entro il 21 marzo e quindi il termine dell'inverno, la lunga traversata del deserto del Gobi. Per oltre 2000 km dovrò dormire in un sacco a pelo a temperature tra i meno 20 e i meno 30 gradi e sinceramente conciato così in questo momento mi domando come possa essere possibile. Ho difficoltà a prendere sonno a casa su un letto normale e farlo lì tra il ghiaccio, il deserto, la neve e i forti venti sarà sicuramente un'esperienza che spero di poter raccontare. Sono però motivato e sono convinto che alla fine tutto questo lavoro e tutto questo sacrificio porterà al risultato sperato, cioè essere il primo ciclista ad attraversare il deserto del Gobi in Mongolia in inverno.